Buongiorno, buongiorno, buongiorno a lei. Voleva iniziare la collega. La collega Claudia. Vai. Mister, abbiamo un motto per questa partita. Sì. Cioè? Un motto. Meno siamo, meglio stiamo. Oppure quando il gioco si fa duro. Ah, anche. Ce ne sono, insomma, di frasette adatte. Però quella che la prima è sempre quella che fa più effetto, che riesce meglio, perché non era pensata. Fedele, lo aspettiamo altre 24 ore, insomma, è ancora così e così, vedremo se domani l'esito sarà positivo. Aspettiamo, insomma, ancora un giorno, una giornata. Quelli che invece saranno chiamati in causa, come stanno? Nel senso che sono abbastanza motivati, sanno che dovranno tirare anche la carretta per 90 minuti, perché poi alla fine il problema non è tanto il campo, ma soprattutto la panchina, anzi domani. Ma guarda, il discorso delle motivazioni per me è un discorso che non esiste, perché credo che perché non esiste riguardo alla tua domanda, che è legittima, ci mancherebbe. Mi riferisco ai giocatori, non posso pensare che i giocatori non abbiano motivazioni, altrimenti hanno sbagliato mestiere, insomma. Le motivazioni bisogna trovarle sempre, a prescindere. In questa situazione probabilmente ci vorrà qualcosina in più. Io credo che la squadra sia pronta a recepire questo messaggio, a mettere in pratica la cosa, perché, ripeto, nella mia filosofia non esistono giocatori demotivati, non farebbero parte neanche di questo gruppo. Quindi ci vuole grande motivazione, ci vuole attenzione, siamo in difficoltà, è inutile negarlo, perché sarebbe da sciocchi negarlo, ma siamo in difficoltà più che altro numerica, perché mancano tanti giocatori. Dicevo prima, mi sembra una decina, se non vado errato, non mi era mai capitata una cosa del genere. 10 giocatori sono tanti, però insomma 11 li abbiamo trovati, qualcuno in panchina pure c'è e ci sarà, i ragazzi sono molto concentrati, io confido che si possa fare una buona gara. E a tal proposito, mai come in questa circostanza, faccio una sorta di piccolo appello alla nostra tifoseria, che nei momenti di difficoltà insomma ha sempre fatto la differenza, e sono convinto la farà anche domani. Io chiedo un grande aiuto ai nostri fantastici tifosi, insomma, di starci vicino, di darci una mano, di sopportare magari domani, anche se potrà esserci il passaggio sbagliato, magari potremmo essere un po' in sofferenza, insomma, di darci veramente il sostegno che in questo campionato nessuna squadra può contare come noi. Quindi di spingere forte, perché domani veramente non è una frase fatta, diventano proprio un giocatore loro. Saranno come se giocassimo veramente domani in 12, se loro faranno quello che hanno sempre fatto in queste settimane, perlomeno quello che ho visto io. Domani magari gli chiedo un qualcosina in più, noi dovremo fare qualcosa in più sicuramente sul campo, a loro chiedo di dare ancora più di quello che solitamente ci danno, che comunque è già tanto. Infatti io mi chiedevo quanto stimola il fascino sinistro dell'emergenza, per esempio, ad un tecnico come te, che ne ha avuto tanto. Sì, ma io in emergenza mi ci sono trovato spesso, tu lo sai bene, quindi per me non è una novità, insomma. Devo dire la verità, come stavolta onestamente no, sai, capita che ti mancano i 3 o i 4 giocatori, stavolta 10 tutti insieme, poi sta settimana è il record del mondo. Penso che sia da record del mondo, e poi sta settimana, aspetta, mica è finita. Poi De Luca, che era uno di quelli che stava bene, febbre fino all'altro ieri, Fedele, che era uno di quelli che stava bene, ci ha avuto questo problemino al ginocchio. Addirittura, pensate, vi racconto un aneddoto carino, è venuto un ragazzo dalla primavera a fare allenamento, uno si è fatto male pure lui, cioè, ma che c'è qui? C'è una nuvola da su, c'è una cosa impressionante, i magazzinieri stavano a spostare la porta, uno si è stirato, no, sto scherzando, cioè è impressionante, questa settimana è stata una cosa, non mi era mai capitata veramente, però c'è rimedio anche a questo. Senti, sul ring c'è Monzon dall'altra parte. Sì, c'è un caro amico dall'altra parte, una persona squisita che io conosco molto bene. L'estate spesso siamo insieme, perché lui viene in vacanza dove io risiedo, quindi mi fa molto piacere ritrovarlo. Walter è veramente un amico ed è un allenatore molto preparato. È un allenatore che a Bari ha fatto parecchi danni, insomma. Nel senso che ha vinto parecchio? Sì. Speriamo che allora sia magnanimo domani e si fermi un pochino, però ripeto, al di là di questo noi dobbiamo pensare a noi. La partita sarà molto difficile, però abbiamo, credo, le carte in regola per poterla fare bene. Mi dispiace se breva la giacca, perché ho caldo, ho fatto la doccia di corsa, perché sta suda qua, è tanto caldo. Senti, uno sventolino. È un Bari in emergenza con un Maniero che invece va in bianco. No, Maniero domani vedrai che non andrà in bianco, fidati. Maniero domani lo troveremo bello carico, tosto e tonico, perché
i giocatori che stanno in difficoltà, nei momenti di difficoltà possono trovare la zampata per venirne fuori. Mi svento perché fa caldo. De Luca non ce la fa. È un rischio perché domani siamo vincolati anche alle sostituzioni. Giocheranno giocatori che purtroppo non hanno 90 minuti nelle gambe e molto sarà vincolato anche a questo domani nelle scelte. Non possiamo presentarci all'inizio con giocatori che già di partenza dovranno essere sostituiti. Quindi dovremmo fare le scelte con molta oculatezza. Senti, l'ultima domanda. Il calcio insegna che durante queste grandi emergenze, io ricordo un Lecce Salerno attese, sì, dove il Lecce ne mise in campo 9 giovani della primavera. Sì, io lo so quello che dici tu. È meglio averli i giocatori. La mia filosofia è meglio averli. Poi lo so che in emergenza ognuno tira fuori sempre qualcosa in più, però i giocatori è meglio averli. Lo so, ma è meglio averli, Guido, dammi detto a me. Però qualcosa faremo. Diciamo qualcosa per asciugarci. Insomma, sto morendo dal caldo. I riflettori. Ho fatto la doccia in 2 secondi per non farvi aspettare. Grazie. La reazione. Ma come no? No, mi dispiace solo che fa caldo. Ma come no? Vai. Fa caldo con dritto. Aprite le porte! Non abbiamo ancora parlato di eventuali giochi. Sì. Non ne parliamo però. No. Tanto non vi posso dare indicazioni perché ancora non ho deciso. È per forza. Per forza. Siamo obbligati. E hai lavorato molto, sì, ho lavorato su lui, ho lavorato su Castrovillo, ho lavorato su parecchi giocatori, perché noi domani veramente dobbiamo aver bisogno di tutti, anche dei più giovani. Domani i giovani devono dimenticarsi di essere giovani e devono capire che per loro comunque è una chance e che possono fare bene. Quindi devono giocare come se stessero giocando con i ragazzi, sapendo di dover fare una partita importante. Non li voglio caricare di grosse responsabilità, però neanche li voglio deresponsabilizzare troppo. Se vogliono fare i calciatori, domani c'è bisogno veramente di tanto. Questa era l'emergenza del Bari, si aggiunge anche l'incognita dell'Avellino, che sì, è diventato allenatore, ha fatto una buona partita con Benevento, sì, pareggiando in maniera beffarda, sì, con Verde e Belloni che sono messi in luce. Due ottimi giocatori. Delle contromisure che ha preso. Sì, per forza, come sempre. È chiaro che dovremo prendere le contromisure anche sull'avversario. L'Avellino in queste due partite ha dimostrato di essere veramente una buona squadra. Non meritava sicuramente i risultati che ha ottenuto poi sul campo, poteva ottenere sicuramente qualcosa di più, quindi l'avversario a mio avviso sarà difficile da affrontare. Forse, non voglio dire una stupidaggine, no, dice questa è una scusa, no, in questo momento forse era meglio un altro tipo di avversario che l'Avellino. È complicata. Molto complicata, è veramente complicata, una partita difficile. Ma Di Luca andrà in panchina allora? Probabilmente sì. E Luca ha avuto la febbre fino all'altro ieri, capito? Ha avuto problemi intestinali, ha avuto febbre alta, quindi non credo che diventa un cambio, il discorso che facevo prima. Non posso partire con troppi cambi già fatti, devo modellare bene le cose, insomma. E qui ci saranno diversi adattamenti di ruolo? Grandi adattamenti, no, qualcuno forse, che poi non è neanche un adattamento, perché uno in quel ruolo lì, che in queste settimane non ha giocato, però in passato l'ha fatto, ci può giocare, però per il resto andremo a fare cose più normali possibili, con degli interpreti chiaramente un po' diversi. Castrovilli di Boateng a posto di De Luca? No, Castrovilli anche lui un po' il disco, io ho grande stima del ragazzo, però devo valutare bene perché potrebbe essere anche lui un cambio, un po' che non gioca, quindi lo voglio valutare. Si è perso da 2 anni. Io di Boateng onestamente non è che ne posso parlare molto, perché ce l'ho da 4-5 settimane, è un ragazzo che ha delle caratteristiche. Sì, è un ragazzo che predilige un certo tipo di gioco, insomma deve avere spazi, deve avere grande profondità, perché le sue qualità sono ben delineate, insomma un giocatore molto veloce, però per sviluppare le sue caratteristiche devi avere molto campo davanti. Non so se domani ci avremo tutto sto campo da poter attaccare, capito? Ma Davide è un po' come Ma io sono talmente vecchio che ogni domenica c'è una Marcord, perché anche a Ascoli sono stato, quindi ho un po' girato a destra e a sinistra, perché se andiamo a guardare, anche se io da Avellino ho dei ricordi splendidi, perché Avellino è una piazza che io ho vissuto per 2 anni da calciatore e sono stato veramente bene. C'ho un bel legame con la città, che è una città molto passionale, ho veramente dei ricordi fantastici, per cui all'Avellino io domani saremo avversari, è chiaro, però auguro sempre le miglior cose, perché sono veramente una... Anche Tomalietti, che qui è molto stimato.
Sì, io lì ho giocato proprio con Santo, giocavamo insieme ad Avellino, siamo stati molto bene, facevamo anche un grande campionato, il primo, quindi ho dei ricordi fantastici. Davide? Sì, mister, diciamo, rispettando il fatto che può dare solo parziali indicazioni, sul piano strettamente tattico si è avuto un po' l'impressione che si continui più la strada divisa che quella È una domanda tra bocchetto per sapere. È partito un po' da lontano, poi non lo so. Non diamo vantaggi a nessuno, non lo so, ma anche perché devo riflettere, visto che ci sono ancora 24 ore, preferisco prendermele tutte e riflettere. Potrebbe anche darsi, come no, però, per cui non lo so, vediamo. Vedremo. Vai. Senta, mister, è più incuriosito dalla prima di Novellino in trasferta oppure dalla nostra squadra? No, da Novellino non sono incuriosito perché lo conosco molto bene, è un volpone, è un allenatore super navigato, questo campionato l'ha vinto spesso, quindi da Novellino non mi aspetto nessuna sorpresa, so benissimo che tipo di allenatore è, bravo allenatore, quindi non è che c'ho molte curiosità per quello che riguarda Walter. No, sono curioso di vedere questi giovani che comunque avranno domani la possibilità di mettersi in mostra, perché la situazione contingente ce lo permette, dirò di più, neanche ce lo obbliga, perché io comunque potevo anche fare cose diverse, adattare qualcuno, invece preferisco magari dare spazio anche a qualche giovanotto per vedere se veramente hanno quel temperamento e quella voglia di emergere che in una piazza come Bari è importante. Bari per un giovane è un bel banco di prova, perché comunque ci sarà gente, immagino, spero che ne venga molta di più di quella che è venuta solitamente, e quindi per loro può essere un bel banco di prova. Quindi, non devono sentire grandi responsabilità, ma al tempo stesso devono cominciare a responsabilizzarsi, perché chi vuol fare questo mestiere deve capire che l'età conta, ma fino a un certo punto. È chiaro che dal giovane non è che ti puoi aspettare tutto subito, però io da loro, quelli che saranno domani chiamati in causa, mi aspetto che facciano una partita giusta, tosta, con la testa, per me l'età onestamente non la vado mai a guardare. Prego. Quindi riepilogando, ci sarà o non ci sarà affidato? Non lo so. È un giocatore che sto valutando se poter far giocare dall'inizio o in corsa, perché ripeto, domani oltre a guardare l'aspetto, metterne insieme gli 11, dovremmo anche guardare il discorso dei cambi. Non posso, ripeto, partire Fedato probabilmente dall'inizio potrebbe diventare un cambio, oppure potrebbe partire, però devo togliere un altro giocatore che anche lui potrebbe diventare un cambio. Quindi potrebbe partire dall'inizio, come no, ancora non ho deciso. È una fuori serie, quanti cambi? Lo so, domani è così. Domani il discorso di sostituzioni diventa fondamentale. Vorrei arrivare a 20 minuti dalla fine con giocatori che chiedono il cambio, chiedono la sostituzione e non c'è. Stefano, sì. De Luca no. Sì. Castrovilli no. E chi l'ha detto? Chi l'ha detto Castrovilli no? Io non ho detto né no Castrovilli, né no Fedato, però per esempio, se dovesse recuperare Fedele, è un giocatore a rischio perché viene da una settimana un po' travagliata, qualche giovanotto giocherà, da Prelata, tra le altre cose c'ha avuto anche lui una settimana un po' travagliata, c'ha avuto un problemino a un gemello, no, Tobias sta bene, per cui sai, abbiamo delle piccole problematiche che andremo a risolvere con calma e scegliendo bene. C'è una certezza però. Sì, di Gai. C'è una certezza, hai già chiesto e l'ha fatto anche bene, non mi so, a Pisa. Sì. Un grande sacrificio a Brienza, che sta giocando non più tanto avanti perché è lì in mezzo che deve sostenere un po' la squadra. No, non Brienza, è, Brienza averlo è una manna. A maggior ragione domani tutti molto responsabilizzati, più del solito, ma un Bari che si aggrappa al suo giocatore. Certo. Ma no, mi ci aggrappo anch'io, perché avere giocatori come Brienza in questa categoria è un lusso che ci hanno pochi, insomma, è come avere un non mi viene il paragone, insomma, è un giocatore incredibile, un Ciccio, ringraziando Dio, ce l'abbiamo qui, sta in salute, corre come un matto. Non sono tutti, dai. Sì, no, ma veramente, sì, per quello che lui dimostra di saper fare, sì, no, ma ripeto, poi lui si è abituato a giocare, Brienza in questa categoria può giocare pure difensore, e se gioca difensore lo fa bene, perché è un giocatore che ha grande classe, che c'è esperienza, che sta bene fisicamente, quindi ringraziando Dio ce l'abbiamo noi e quindi ce lo teniamo bene stretto, insomma. Enzo? Di Brienza scappando di scalera, magari un lapsus freudiano.
No, perché? Scalera è un ipotesi. Ma dove parla di vedere del mondo con le scarpe, evidentemente ce l'è meno. No, no, ma sì, ma Scalera è un'ipotesi plausibile, perché no? Ho convocato dei ragazzi della primavera, ci sarà lui, ci sarà Iebli, ci sarà Turi, ci sarà Gernone, ci sarà Abreu. Basta. Anche Abreu. Sì, allora, sì, ce ne sono, ce ne sono. Quella domanda è un'altra, sì. Non so che in questa situazione la domanda può sembrare anche, però il modulo insisti su quello. Non lo so. Potrebbe essere una cosa, potrebbe essere l'altra. Credimi, non lo so. Questa settimana abbiamo lavorato su entrambe le cose. Quei quanti in primavera ha convocato? Credo siano 5. Il fatto che l'Avellino permette la mente sul piano dell'intensità della corsa, forse valora la tesi, no, dello spazio ai giovani di questa squadra? Beh, l'intensità la dobbiamo avere pure con quelli meno giovani noi. Il calcio in Serie B se prevede grandissima intensità, se non hai intensità fai fatica in questo campionato, quindi ci vorrà intensità a prescindere. Se poi i giovani te ne danno, ti danno qualcosa in più da questo punto di vista, visto la loro freschezza e la loro brillantezza, ben venga. Altre domande? Niente? Benissimo, grazie. A posto? Vai, meno male, va. Finita la sala.